Autorità, pubblico in sala, studenti, telespettatori, buonasera. Siamo in diretta da Casa Manzoni per celebrare il 150° anniversario di Alessandro Manzoni. Cedo subito la parola per il suo saluto iniziale al sindaco di Milano, Beppe Sala. Caro Presidente Mattarella, la sua visita di oggi per partecipare alle celebrazioni di Alessandro Manzoni suggella la sua grande amicizia verso Milano. Un sentimento che ci gratifica, perché poche altre personalità nella storia repubblicana hanno incarnato la saggezza, lo spirito civico e l'impegno per il bene comune come lei. Signor Presidente della Repubblica, signor Sindaco, autorità, signori e signori, è sempre un onore ricevere la visita del Presidente della Repubblica nel nostro amato territorio, nel nostro capoluogo milanese. Città simbolo di sviluppo culturale e sociale, oltre che economico, a vantaggio dell'intero Paese, oltre che della Lombardia. E lo è ancora di più in occasione della celebrazione del 150° anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni, illustre cittadino lombardo. Occasione di grande attrattività culturale e turistica, di rinomanza nazionale e internazionale, di crescita e riflessione. Milano ricorda il più celebre romanziere italiano, colui che ha portato in tutta la nazione e nel mondo la storia del dominio spagnolo in Lombardia, della peste e a Milano, e colui che soprattutto ha contribuito alla nascita della lingua italiana. Ora leggerò un brano tratto dal capitolo sesto dei Promessi Sposi. «In che posso ubbidirla?» disse Don Rodrigo piantandosi in piedi nel mezzo della sala. Il suono delle parole era tale, ma il modo con cui erano proferite voleva dire chiaramente «Bada chi sei davanti, pesa le parole e sbrigati». Per dar coraggio al nostro fra Cristoforo, non c'era mezzo più sicuro e più spedito che prenderlo con maniera arrogante. Egli, che stava sospeso cercando le parole e facendo scorrere tra le dita le Ave Maria della corona che teneva a cintola, come se in qualcheduna di quelle sperasse di trovare il suo esordio, a quel fare di Don Rodrigo si sentì subito venire sulle labbra più parole del bisogno, ma pensando quanto importasse di non guastare i fatti suoi o, ciò che era assai più, i fatti altrui, corresse e temperò le frasi che gli si erano presentate alla mente e disse con guardinga umiltà: «Vengo a proporle un atto di giustizia, a pregarla ad una carità. Certuomini di mal affare hanno messo innanzi il nome di Vossignoria Illustrissima per fare paura a un povero curato e impedirgli di compiere il suo dovere e per soverchiare due innocenti. Lei può con una parola confonder coloro, restituire al diritto la sua forza e sollevar quelli a cui è fatta una così crudel violenza. Lo può, e potendolo, la coscienza, l'onore. Sa lei», disse Don Rodrigo, interrompendo con istizza, ma non senza qualche raccapriccio, «sa lei
che quando mi viene lo schiribizzo di sentire una predica so benissimo andare in chiesa come fanno gli altri, ma in casa mia, oh. E continuò con un sorriso forzato di scherno: lei mi tratta da più di quel che sono, il predicatore in casa non l'hanno che i principi. E quel Dio che chiede conto ai principi della parola che fa loro sentire nelle loro regge, quel Dio le usa ora un tratto di misericordia, mandando un suo ministro indegno e miserabile, ma un suo ministro a pregar per una innocente. «Insomma, padre», disse Don Rodrigo facendo atto d'andarsene, «io non so quel che lei voglia dire, non capisco altro se non che ci deve essere qualche fanciulla che le preme molto. Vada a fare le sue confidenze a chi le piace e non si prenda la libertà di infastidir più a lungo un gentiluomo». Al muoversi di Don Rodrigo, il nostro frate gli si era messo davanti, ma con gran rispetto, e alzate le mani, come per supplicare, per trattenerlo ad un punto, rispose ancora: «La mi preme, è vero, ma non più di lei. Sono due anime che l'una e l'altra mi premono più del mio sangue. Don Rodrigo, io non posso far altro per lei che pregare Dio, ma lo farò ben di cuore. Non mi dica di no. Non voglia tenere nell'angoscia e nel terrore una povera innocente. Una parola di lei può fare tutto». «Ebbene», disse Don Rodrigo, «giacché lei crede che io possa far molto per questa persona, giacché questa persona le sta tanto a cuore, ebbene», riprese ansiosamente il padre Cristoforo, al quale l'atto e il contegno di Don Rodrigo non permettevano d'abbandonarsi alla speranza che parevano annunziare quelle parole. «Ebbene, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. Non le mancherà più nulla e nessuno ardirà di inquietarla, occhio, non son cavaliere». A siffatta proposta, l'indegnazione del frate, rattenuta a stento fino allora, traboccò. Tutti quei bei proponimenti di prudenza e di pazienza andarono in fumo. L'uomo vecchio si trovò d'accordo col nuovo e in quei casi Fra Cristoforo valeva veramente per due. «La vostra protezione!» esclamò, dando indietro due passi, postandosi fieramente sul piede destro, mettendo la destra sull'anca e alzando la sinistra con l'indice teso verso Don Rodrigo e piantandogli in faccia due occhi infiammati: «La vostra protezione! È meglio che abbiate parlato così, che abbiate fatto a me una tale proposta. Avete colmata la misura e non vi temo più. Come parli, frate? Parlo come si parla a chi, abbandonato da Dio, non può più far paura. La vostra protezione! Sapevo bene che in quella innocente è sotto la protezione di Dio, ma voi me lo fate sentire ora con tanta certezza che non ho più bisogno di riguardi a parlarvene. Lucia, dico. Vedete come io pronunzio questo nome con la fronte alta e con gli occhi immobili? Come? In questa casa ho compassione di questa casa. La maledizione le sta sospesa sopra. State a vedere che la giustizia di Dio avrà riguardo a quattro pietre e suggezione di quattro sgherri. Voi avete creduto che Dio abbia fatto una creatura a sua immagine per darvi il piacere di tormentarla. Voi avete creduto che Dio non saprebbe difenderla. Voi avete disprezzato il suo avviso, vi siete giudicato. Il cuore di Faraone era indurito quanto il vostro e Dio ha saputo spezzarlo. Lucia è sicura da voi, ve lo dico io, povero frate. E in quanto a voi, sentite bene quel che io vi prometto. Verrà un giorno». Don Rodrigo era fino allora rimasto tra la rabbia e la maraviglia, attonito, non trovando le parole, ma quando sentì intonare una predizione, s'aggiunse alla rabbia un lontano e misterioso spavento. E ora ascoltiamo le parole del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
autorità, gentili ospiti, care studentesse e cari studenti, ringrazio a nome di tutti per i loro interventi il sindaco, il presidente della regione, il professor Bazzoli e il professor Stella. Ho deposto questa mattina una corona di fiori sulla tomba di Alessandro Manzoni, in questo 150° anniversario della sua morte. Un grande scrittore, un grande italiano, un grande milanese. Perché, caro sindaco, non si può spiegare Manzoni senza Milano. Penso che si possa dire Milano senza Manzoni. Con questa cerimonia, così raccolta e partecipata, per questo sarebbe piaciuta certamente a Manzoni, vogliamo rendere testimonianza di quanto l'Italia gli sia debitrice in termini di pensiero, di produzione letteraria, di esempio morale, di evoluzione della lingua. Manzoni, uno degli spiriti più nobili del nostro Ottocento, protagonista del Romanticismo e del Risorgimento italiano, definito a ragione il padre del romanzo italiano e maestro indiscusso di tante generazioni di letterati e di patrioti. La lettura dei Promessi Sposi ci riserva ogni volta nuovi e sorprendenti aspetti, per finezza, per arguzia, per profondità, per vividezza delle descrizioni, per il tratteggio psicologico dei personaggi, talmente autentici che i loro nomi ancora oggi definiscono caratteri esemplari. Abbiamo appena ascoltato con una lettura particolarmente intensa, di cui la ringraziamo tutti, da parte di Eleonora Giovanardi, l'episodio dell'incontro a quattro occhi tra Fra Cristoforo e Don Rodrigo. Sono eccezionali in quel momento, in quel passaggio del romanzo, il gioco degli sguardi, quasi cinematografico, il movimento scenico, il dialogo drammatico che si intreccia tra i rappresentanti di due concezioni del mondo così diverse. L'umiltà, la sete di giustizia, l'umanità da un lato, l'arroganza, la protervia, la prepotenza dall'altro. Nello sterminato territorio che separa l'universo valoriale di Fra Cristoforo da quello turpe di Don Rodrigo, si muove, sembra dirci Manzoni, la storia. Cammino dolente ma inarrestabile dell'umanità verso il futuro. Genti e popoli in marcia, con le loro speranze, i loro progressi, le loro miserie, le loro cadute. Un percorso che, come è stato ricordato poc'anzi, Manzoni affida nelle mani della Divina Provvidenza, ma che è quanto di più lontano da un rassegnato fatalismo, perché gli uomini, mediante la loro forza e le loro debolezze, sono e restano i costruttori del proprio presente e del proprio avvenire. Figlio del suo secolo, Manzoni ha avuto la peculiarità, che appartiene soltanto ai grandi, di gettare sulla società e sulla realtà storica del suo tempo uno sguardo lungimirante, capace di andare oltre, collegandosi e spesso ispirandole alle forze più vive e dinamiche della cultura italiana ed europea, pervase dall'aspirazione alla libertà, all'indipendenza, all'autodeterminazione. Un'aspirazione che non può essere disgiunta dalla opposizione e dalla ripugnanza nei confronti della tirannide, dell'abuso di potere, della violenza, dell'ingiustizia, specialmente contro i poveri, gli umili, gli indifesi. Manzoni si è sempre sottratto, per la sua proverbiale riservatezza e anche per ragioni di salute, alla militanza politica in senso stretto, ma è considerato ben a ragione un ispiratore e un propulsore del nostro Risorgimento e della Unità d'Italia, ed è a tutti gli effetti un padre della nostra patria. Ricollegandosi alla grande tradizione della poesia civile di Dante, Petrarca, Foscolo, ambiva una Italia unita, che non fosse una mera espressione geografica, una addizione a freddo di diversi stati e staterelli,
ma la sintesi alta di un unico popolo forte, orgoglioso della sua cultura, della sua storia, della sua lingua, delle sue radici. Ve ne traccia efficace e di rimpianto nel coro della Delchi. Al poeta Lamartine, che ha parlato sprezzante di diversità di popoli italiani, Manzoni rispose con una lettera sdegnata: «No, non c'è più differenza tra l'uomo delle Alpi e quello di Palermo che tra l'uomo sulla riva del Reno e quello dei Pirenei». Cattolico integrale, ma mai integralista, Manzoni ha affrontato la questione dell'ingresso e della presenza delle masse cattoliche all'interno del processo risorgimentale e di formazione nazionale, respingendo ogni tentazione di mantenimento di forme di potere temporale della Chiesa, da lui considerato storicamente superato, origine di corruzione e fonte di gravi mali. Fu Paolo VI, professor Bazzoli, a ricordare che fu provvidenziale la perdita di potere temporale a dopo dello Stato italiano, anche quando queste tentazioni temporalistiche o neotemporalistiche si presentavano nella forma temperata e accattivante proposta da anime illuminati, come Gioberti o il suo amico e padre spirituale Rosmini. Da senatore, infatti, Manzoni non ebbe alcuna remora nel votare a favore di Roma Capitale, nonostante la minaccia di scomunica papale. Si è molto parlato e discusso a proposito di Manzoni, del suo cattolicesimo liberale, del suo punto di vista sulle masse popolari, del suo interesse, del suo amore in realtà, per gli umili e per gli oppressi. Francesco De Santis, in Pagine Illuminanti, definisce la concezione manzoniana come eminentemente democratica. Non è il titolo, scriveva De Santis, e non la ricchezza e non la dignità, e neppure la scienza che crea l'interesse estetico, è il carattere morale, non privilegio di classe o di professione, ma partecipe a tutti. Ideale democratico, aggiungeva De Santis, che è la negazione di ogni aristocrazia di convenzione. Conosciamo le riserve di Gramsci e di altri studiosi sul cosiddetto paternalismo manzoniano o sul suo vero o presunto moderatismo. Non spetta certo a me rievocare o valutare queste controversie politico-letterarie, peraltro influenzate dallo spirito dei tempi in cui si svilupparono, ma vorrei condividere qualche breve riflessione su Manzoni civile. A proposito del romanticismo e del risorgimento italiano, si cita spesso la triade Dio, patria, famiglia, quasi in contrapposizione alla triade della rivoluzione francese, libertà, uguaglianza, fraternità. È una cesura eccessivamente schematica. Il romantico e cattolico Manzoni, in verità, non rinnega i valori della rivoluzione francese, anzi, li approva e li condivide, insistendo soprattutto su quello più trascurato, la fraternità. La rivoluzione francese, secondo Manzoni, aveva tradito questi valori perché con il giacobinismo si era trasformata nell'ideologia del terrore e della violenza. Nulla, per l'autore dei Promessi Sposi, è più nefasto delle teorie politiche astratte che immolano sull'altare della ragione di Stato i diritti di uomini o di intere popolazioni. Nulla per lui è più sacro della vita umana. La verità deve prevalere sulla menzogna, la tolleranza sull'odio, la pietà sulla violenza, la morale sul calcolo di convenienza. A differenza di molti suoi contemporanei che vagheggiavano improbabili ritorni a ere classiche e precristiane, scrive che non bisogna provare alcuna nostalgia per la barbarie degli antichi, un'epoca caratterizzata da guerre di conquista, stermini, distruzioni, sopraffazioni, riduzione in schiavitù. Non c'è alcun quietismo, alcuna rassegnazione. Manzoni sostiene i moti di indipendenza nazionale, incoraggia i venti di libertà che spirano in Italia e in tante altre parti del mondo. Non a caso, nella Pentecoste, ricorda America Latina, Irlanda, Libano, Haiti, giungendo davanti alle aggressioni e alle ingiustizie a teorizzare la legittimità della resistenza. Ma nella sua visione
è la persona, in quanto figlia di Dio, e non la stirpe, l'appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e protezione. È l'uomo in quanto tale, non solo in quanto appartenente a una nazione, in quanto cittadino, a essere portatore di dignità e di diritti. Colpisce quanto ricordato da Margherita Provana di Collegno, assidua frequentatrice di Manzoni, a proposito del triste fenomeno della schiavitù. Manzoni le confidò, infatti, che benché l'America abbia il governo più libero e il re di Napoli il più tirannico, pur se gli avessero fatto scegliere di rinascere o americano o napoletano, avrebbe preferito di nascere napoletano, perché nulla esiste di peggio della mostruosa schiavitù. Nell'idea manzoniana di libertà, giustizia, eguaglianza, solidarietà, si può scorgere un'anticipazione della visione di fondo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, una carta fondamentale, nata dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, che individua la persona umana in sé, senza alcuna differenza, come soggetto portatore di diritti, sbarrando così la strada a nefaste concezioni di supremazia, basate sulla razza, sull'appartenenza e, in definitiva, sulla sopraffazione, sulla persecuzione, sulla prevalenza del più forte. Concetti assunti che, come ben sappiamo, sono espressamente posti alla base della nostra Costituzione repubblicana. Dai diritti dell'uomo, la concezione manzoniana si allarga a quella del diritto internazionale e dei rapporti fra gli Stati, dove si ritrova una critica lucida e serrata al nazionalismo esasperato, perché la moralità, la fraternità, la giustizia devono prevalere sugli odi, sugli egoismi, sulle inutili e controproducenti rivalità. Scrive Manzoni in un frammento delle Osservazioni sulla morale cattolica, pubblicato postumo: bisogna sentire e ripetere che la somiglianza che ci dà l'essere d'uomo è ben più forte che la diversità di nazione, che il Vangelo ci ha fatto conoscere che abbiamo un cuore grande abbastanza per amare tutti gli uomini, che gli sforzi di una nazione contro l'altra sono sempre piccoli, perché fondati sulla passione e non sulla ragione e sulla verità. Sono inutili perché non ottengono stabilmente nemmeno il fine che si propongono quelli che li fanno. Sono impolitici perché producono l'indebolimento e il pervertimento dei popoli. Manzoni spinge anche oltre, prefigurando la illiceità di accordi internazionali ratificati sulla testa dei popoli e degli Stati. In una lettera al genero, Gian Battista Giorgini, nel marzo del 1861, parla esplicitamente della ingiustizia e la nullità morale di trattati stipulati da alcuni sugli affari d'altri, senza sentirli, con il solo titolo della forza e dell'inaudita e iniquissima teoria che attribuiva a quegli alcuni il diritto di costituire un diritto sopra gli altri. Per concludere vorrei segnalare un ultimo aspetto che mi sembra di particolare attualità. Sono state scritte pagine illuminanti sulla sua vicinanza, sull'empatia, sulla condivisione nei confronti delle masse popolari che per la prima volta diventano protagoniste di un romanzo. Utilizzando una terminologia moderna di oggi, possiamo parlare di un Manzoni certamente popolare, ma non populista. Il legame controverso che Manzoni stabilisce tra potere e opinione pubblica, tra giustizia e sentimenti diffusi, ci induce a riflettere, sia pure in tempi incommensurabilmente distanti, sui pericoli che oggi corrono le società democratiche di fronte alla diffusione del distorto e aggressivo uso dei social media, dell'accentramento dei mezzi di comunicazione nelle mani di pochi, della disinformazione organizzata e dei tentativi di sistematica manipolazione della realtà. E anche sulla tendenza registrabile in tutto il mondo di classi dirigenti di assecondare la propria base elettorale o di consenso e i suoi mutevoli umori registrati giorno in giorno tramite sondaggi,
piuttosto che dedicarsi a costruire politiche di ampio respiro, capaci di resistere agli anni e di definire in tal modo il futuro. Già nei Promessi Sposi, nei capitoli dedicati alla peste, Manzoni scriveva icasticamente a proposito di questi rischi: il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. La storia della colonna infame, un capolavoro di letteratura civile, compreso e rivalutato soltanto a partire dal secolo scorso, ci ammonisce di quanto siano perniciosi gli umori delle folle anonime, i pregiudizi, gli stereotipi e di quali rischi si corrono quando i detentori del potere, politico, legislativo, giudiziario, si adoperino per compiacerli a ogni costo, cercando soltanto un consenso effimero. Un combinato micidiale che invece di produrre giustizia, ordine e prosperità, che è il compito precipuo di chi è chiamato a dirigere, produce tragedie, lutti e rovine. Autorità, care studentesse e cari studenti, Alessandro Manzoni ci ha regalato alcune delle pagine più belle e intense della nostra letteratura. Il suo altissimo senso morale, la sua ispirazione ideale, insieme umana e cristiana, ci è continuamente di riferimento e di sprone. Come tutti gli spiriti eletti e gli artisti universali, Manzoni parla tuttora all'uomo di oggi, alle sue inquietudini e alle sue ricerche di senso, con voce autorevole, ferma e appassionata. Anche per questo oggi gli rendiamo omaggio. Oggi Manzoni in piedi. Che Sophie de Condorcet, moglie del filosofo Condorcet che si era suicidato per non finire come Andrea Schengen, si sedeva là. Quindi, se si accosta là, signor Presidente, le faccio vedere. Come vedi, in questa biblioteca abbiamo tutti i libri di Manzoni che lui... e quei foglietti che vede sono frutti di una ricerca di giovani studenti. Dove c'è il foglietto vuol dire che c'è una nota di Manzoni, una nota che lui segnava. Ecco, guardi qui, Presidente. Questo vecchio è una messa... Casum humilius, qui proce mobile. Rura Sibiu Benficet, aveva fatto la campagna città. Chi è questo? L'innominato. Sempre una fonte a quartiere.